nuovi progetti sono sfide che ci appassionano e che ogni giorno ascoltiamo e condividiamo. Sono la nuova casa dove far nascere una famiglia. Sono percorsi di vita da mettere al sicuro. Sono le esigenze del nostro territorio che accogliamo ogni giorno. Dal 1955, solidità, fiducia, innovazione sono i valori che condividiamo con la nostra comunità, i clienti e i soci. Con chi insieme a noi fa impresa e costruisce il futuro. Abbiamo visto i sogni rinascere e diventare realtà. Dal 1955 siamo Banca Popolare, leader del territorio. Una banca solida che cresce ogni giorno. Banca Popolare del Cassinate. Facciamo crescere valori. Il Cassino Schiera con numero 1 Della Pietra, con numero 3 Montanaro, con numero 5 Carcione, con numero 8 Ricamato, con numero 9 Prisco, con numero 10 Tribelli, con numero 18 Tomassi, con numero 21 Orlando, con numero 23 Mazzei, con numero 42 Darbor, con numero 66 De Marco. A disposizione di Corrado Urbano, 22esimo il portiere in seconda, 22, con numero 22 Trani, con numero 4 Cocorocchio, con numero 7 Lombardi, con numero 11 Abreu, con numero 13 Centra, con numero 15 Palombi, con numero 16 Miele, numero 17 Di Sotto, numero 20 Urbano. Arbitra il signor Maurizio Barbiero della sezione di Campobasso, coadiuvato dai guardialini, Gentili della sezione di Teramo e Clappas della sezione di Potenza. Ed ecco, queste sono state l'annuncio delle formazioni e alcune nostre considerazioni. Mentre in campo i soliti convenevoli, il Cassino è schierato con una maglia totalmente bianca, una divisa totalmente bianca, solo il portiere con la maglia verde, mentre azzurri sono quelli del Portici, una divisa tutta azzurra, appunto dicevamo, ed oggi praticamente il battesimo di fuoco per questo Cassino, che come abbiamo già accennato nel cappello di questa trasmissione, il Cassino si gioca tanta credibilità, una formazione che il presidente Rossi ha voluto giovane quest'anno, ma si tratta di giovani molto interessanti. Ricordiamo che oggi c'è l'esordio in una categoria di il giovane De Marco, classe 2003, il quale ha saltato ben tre categorie, e siccome è un ragazzo molto interessante, dipende appunto da come parte, e secondo noi farà bene durante il campionato. Dall'altra parte c'è una rappresentanza del tifo del Portici. In questo istante il signor Barbiero ha fischiato l'inizio della gara ed è il numero 9 in prota, giocatore di livello, con qualche anno ma di buona tradizione, il numero 9. È il Cassino che praticamente sta manovrando. Primo fallo laterale a favore dei bianchi del Cassino. Batte appunto Montanaro, raccoglie un giocatore del Portici, lo fa il numero 3 Bossada, che appoggia la palla al numero 5 Arpino, riceve Bossada, poi c'è un fallo non rilevato da parte del numero 18 del Cassino, si tratta di Tomassi, ed eccolo, subisce fallo il Darbor, quindi fischia la punizione il signor Barbiero a favore del Cassino, battuto già dal capitano Carcione. Di testa c'è ancora un fallo sul
ci sembra di vedere appunto il giovane De Marco, se non abbiamo, andiamo errati, che aveva superato con un colpo di testa anticipando l'intervento del numero 2 Liguori. Quindi punizione dal limite dell'area di rigore per il Cassino. E Carcione mucchio di giocatori al centro dell'area della porta difesa da Torino classe 2000. Vediamo che il signor Barbiero rettifica la posizione della barriera a 2 sulla barriera in bimbo e il numero 10 Onda. Tutto è pronto per questa punizione. Si va a raccomandare anche con i giocatori in aria, evidentemente ci sono stati degli spintoni. Fischia il signor Barbiero, tira direttamente in porta, prima difficile parata del portiere Torino che manda in calcio d'angolo. Quindi primo calcio d'angolo a favore del Cassino. Dalla bandierina Tribelli. Calcia in questo istante. Libera la difesa azzurra del portici. Colpo di testa del numero 6 del portici, si tratta di Biciglia, e fallo laterale a favore del Cassino. Si incarica Tomassi, manda in aria direttamente Prisco all'indietro, poi senza nessuna difficoltà il portiere Torino blocca. A dire la verità ci aspettavamo un pubblico più numeroso da parte del Cassino, ma evidentemente c'è ancora l'area di vacanze, quindi la presenza. Prisco in anticipo, poi c'è segnalato un fallo, una posizione di fuorigioco di Prisco, quindi è l'assistente numero 1, si tratta appunto di Gentile, che segnala la posizione errata di Prisco e comanda l'arbitro una punizione a favore degli azzurri del portici. Biciglia per il numero 5 Arpino, blocca Luca Della Pietra, fallo del numero 9, si tratta di improta sul difensore del Cassino, riceve Vincenzo Ricamato. De Marco. Poi palla che va direttamente fra le braccia del portiere Torino. Manovra Bausada, buono l'intervento, e De Marco che guadagna un ottimo pallone, appoggia la palla a Prisco, poi Darbor e calcio d'angolo a favore del Cassino. Sulla palla il solito Tribelli. Calcio d'angolo corto, Tomassi, poi palla che viene murata dal numero 9, si tratta di Imbrota, e fallo laterale per il Cassino. Tomassi, palla respinta dalla difesa
del Portici. Tomassi sulla palla, di tacco di Prisco, calcia ottimamente, poi De Marco per poco non realizza il giovane talento del Cassino. Applausi per lui. Francesco De Marco Pio, classe 2003. C'è un fallo su un portatore di palla del Portici. Calcio di punizione a favore del Portici. Sulla palla il numero 10, Onda. Due giocatori del Portici, il numero 4 Nappo e numero 10 Onda. Distanza abbastanza notevole dalla porta, difesa da Luca Della Pietra. Sarebbe bellissimo iniziare il campionato con 3 punti. Cercano la testa di Improta, ma la palla scivola e va via in fallo di fondo. Prisco riceve fallo, fatto oggetto di fallo da un giocatore del Portici. Ferma la palla, la lascia partire Tribelli. Buona la guardia della difesa azzurra del Portici. Buassada ferma, Tomassi invita Caus all'azione, Tomassi, poi ancora un calcio d'angolo a favore del Cassino, del secondo Cassino, che sta dando dei ritmi abbastanza notevoli alla gara e solo così potrà avere la meglio su questa squadra esperta e spigolosa. Calcio in questo istante di testa, Caus, palla che va oltre la traversa difesa dal portiere Torino. Cassino con il piglio giusto, il lavoro fatto per un mese e mezzo da parte di Corrado Urbano, si vede, si tocca. Carcione alleggerisce su Luca Della Pietra, invia Luca, manda in fallo laterale direttamente. Manovra il 7 in bimbo. Mazzei libera l'area, palla in fallo laterale. Tante sono le partite disputate contro il Portici, avversaria fallo su un giocatore del Cassino e quindi Barbiero, direttore di gara, ordina una punizione, ferma il gioco, deve fischiare evidentemente, quindi si ripeterà. E siamo giunti praticamente al decimo minuto del primo tempo, 0-0 fra il Cassino e il Portici.
la prestazione di questi primi 10 minuti lascia ben sperare la tifoseria del Cassino, che la vediamo silenziosa, quasi assente. Brutto segno. Palla fra le braccia di Luca Della Pietra, una sicurezza al suo quarto anno alla corte di Rossi. Buono il passaggio di Risco, che vediamo oggi in palla, recupera ancora un pallone, fallo sul numero 23 del Cassino, si tratta di Tommaso Mazzei, Carcione, De Marco, anzi no, Vincenzo Ricamato. Parte Tomassi sulla palla, raccoglie, poi lascia partire un cross, è bravo il portiere Torino a bloccare a terra. Luca Della Pietra, raccoglie Boussada per il portiere Torino. Tomassi, sbaglia il suo suggerimento Tomassi, intervento di Arpino numero 5, che commette fallo. Gli va via la scarpa, lo scarpino, e adesso gli permette il signor Barbiero appunto di allacciarsi. Bene. Sulla palla Tomassi. Umberto Prisco, buona d'occasione, peccato, viene anticipato Ricamato dal portiere, evidentemente un attimo è stato bravo il portiere Torino ad anticipare l'intervento di Ricamato. Cassino in palla, Prisco scambia con Ricamato, Mazzei, Tomassi per Caus, cross al centro di testa, Prisco, bel Cassino fino adesso, un buon Cassino che lascia ben sperare sul risultato finale. Cassino pericoloso in 2 o 3 occasioni, ecco in prota, uomo esperto che guida l'attacco del Portici, commette fallo. Vediamo un Umberto Prisco rigenerato fino a questo momento, e questo è importante per la squadra azzurra. Oggi in maglia bianca arriva prima Tribelli, poi Tomassi, Mazzei,
Mazzei ancora. In prota per il numero 8 di Prisco. Punizione. Intervento falloso da parte di Carcione. Punizione a favore del Portici. Quindici minuti trascorsi 0-0 fra il Cassino e il Portici qui al Gino Salvetti. Intanto notiamo che il Chianese, allenatore del Portici, sta facendo riscaldare alcuni uomini della panchina. Batte in questo istante di testa libera attenzione sbaglia clamorosamente, poi devia un giocatore del Cassino, ancora un calcio d'angolo e sono due, quindi pareggia i calcio d'angoli il Portici sulla bandierina. Libera Prisco, punizione a favore del Cassino. Pericolo per la porta del Cassino. Blocca la palla Arpino, numero 5 del Portici. Vince un manda la palla fuori di Camato per consentire che venga, si rialza il giocatore del Portici. Della Pietra. Tomassi in prota, Bossada crossa per il numero 11 Guarracino, ferma il gioco. Si reca il signor Barbiero a verificare l'entità del infortunio del numero 9 in prota. Luca Della Pietra blocca. Fallo laterale a favore del Cassino, Tomassi. Caos scambia con Improta, poi Tomassi, Caos, zona vuota. Fallo laterale a favore del Cassino. Venti minuti trascorsi, 0-0 fra il Cassino e il Portici. Subisce fallo un giocatore del Cassino che vediamo a terra.
Ricamato, De Marco, il tacco per Ricamato, sbaglia, c'è una posizione di fuorigioco da parte di Improta, fischia prontamente, caos per il Cassino, Mazzei, e riparte il Portici lungo il passaggio del numero 8 di Prisco, facile preda del portiere della Pietra. Montanaro, Prisco anticipato dal numero 5 Arpino, solita ingenuità, porta in vantaggio Improta, un'ingenuità difensiva, peccato. Porta in vantaggio il Portici, Improta. Peccato, un Cassino che si era avuto delle buone possibilità e invece una disattenzione della difesa, riesce Improta a mettere in rete. Alla meglio il numero 4 Nappo. Quindi il Portici in vantaggio sul Cassino, rete di Improta. Fallo laterale a favore del Portici, Orlando, classe 2002, dando il Portici ha preso le misure e quindi tutto è più facile. Mazzei, Tomassi, anticipato Tribelli, De Marco, serve Tribelli. Poi in scivolata libera il numero 2, Bossada per il Portici. Manda in fallo laterale Orlando. Ricamato di testa. Fallo su un giocatore del Portici.
Mazzei viene commesso fallo sul giocatore del Cassino, quindi Barbiero, direttore di gara, ordina un calcio di punizione. Luca Della Pietra per De Marco. Ancora in brota, occasione per il Portici, non è finita. Poi calcia male. E questa volta è Della Pietra che salva. Buono. In brota. Preferisce scaricare all'indietro per Tomassi, Orlando. Libera poi un difensore del Portici. Mazzei per Carcione. Ricamato. Carcione. Montanaro. De Marco. Guadagna qualche metro, poi effettua il cross. D'Arbor, Tomassi, D'Arbor, va via, appoggia Tomassi, respinge di testa un difensore. Tomassi, D'Arbor, respinge un difensore del Portici. Portici ha avuto qualche, all'inizio della gara, qualche sbavatura, però si sta riprendendo alla grande. Ricamato per Prisco. Prisco, tentativo di conclusione, Prisco in diagonale, palla che passa alta sulla traversa della porta del portiere Torino. Brota al centro, anticipa tutti Luca Della Pietra e riparte il Cassino. Tomassi, Tribelli, De Marco, protegge la palla, poi Tomassi al limite dell'area, tira, perde l'attimo Prisco. Peccato, possibilità per il Cassino di portarsi in parità. Con un attimo di ritardo Prisco. Possibilità per il Cassino di pareggiare. Si difende con ordine il Portici. Caos sul 10. Libera la difesa del Cassino, palla che va su
i piedi di Liguore. E riparte il Cassino con Vincenzo ricamato. Caus cerca l'angolo basso e buona parata del portiere Torino, possibilità ancora per il Cassino di riportarsi in parità. 30 i minuti trascorsi qui al Gino Salvetti. Sbaglia De Marchi, poi lì riesce a riguadagnare. Lungo il suggerimento di Prisco. Buona le trame del Cassino. Tomassi. Mazzei. Fallo su ricamato. Viene ammonito il giocatore del Portici che non si è schierato alla giusta distanza come prevede il regolamento. E c'è la prima sostituzione per il Portici. Vediamo di chi si tratta. Esce il numero 2, entra il numero 15. Primo cambio nelle file del Portici. Entra col numero 15 Cimmino ed esce Liguori col numero 2. Buono. No, devi concludere. Porca miseria, scusate. Punizione ai danni di un giocatore del Portici, ferma il gioco Barbiero. Quindi c'è il primo cambio nelle file del Portici, c'è stato il primo cambio. Non vedremo più il numero 2 Liguori, al suo posto il numero 15 Cimmino. Entrambi 2001. Caos di spalla alla porta, cerca di liberarsi l'avversario, insiste. Di petto per Caos. Orlando, il giovane 2002, Orlando sbaglia l'attimo, ancora il Cassino in attacco. Orlando, non c'è la freddezza per concludere. Anche questo fa parte dell'ingenuità dei ragazzi del Cassino che non sanno mantenere la freddezza giusta per sfruttare queste ghiotte occasioni. Ancora il Cassino in attacco. Intanto qualche risultato del girone di appartenenza del Cassino. Il Trastevere 0-0 a Accademi, poi l'Aprilia
vince sul team 1-0. Cassino perde in casa, come sapevamo in cronaca diretta. L'Ostia Mare Lido vince sulla Dina Calcio. Poi la Pro Calcio conduce 1-0 su Città d'Anagni. Calcio d'angolo a favore del Portici. Fitto ed è per poco, non realizza la seconda rete in prota per il Portici, pericolosissimi in prota, giocatore esperto. Cassino ha la possibilità di pareggiare l'incontro, deve insistere e deve essere più lucido. Palla direttamente in fallo laterale. Sulla palla Onda. Orlando Prisco. Bossada per il Portici, battuto il fallo laterale, colpo di testa di Improta, ancora per poco non mette in difficoltà Luca Della Pietra, Carcione. Tomassi per il Cassino, sbaglia Tomassi, suggerimento per Caus, va via il numero 10 ed eccolo. Ancora una possibilità di raddoppiare per il Portici, peccato, il Cassino sta subendo, sbaglia clamorosamente un giocatore per aver perso la palla qui a centrocampo. Caos per il Cassino, viene fermato dal numero 3 Bossada. Mazzei, Orlando scambia con Vincenzo Ricamato, De Marco, Mazzei, De Marco per Orlando, Orlando ancora al centro, protesta il pubblico con il direttore di gara che ferma il gioco. In piena azione il Cassino, quattro minuti al termine della prima frazione di gioco. Vi ricordiamo che qui a Gino Salvetti conduce per una rete a zero il Portici sul Cassino, rete messa a segno al 22esimo del primo tempo da Improta, Giancarlo Improta. Giornata, cielo velato, caldo intenso, area piena di umidità, quindi la fatica si avverte in maniera doppia. Pubblico, quello del Cassino, letteralmente assente, nel senso che non partecipa se non per protestare, ma non per incitare.
pochi minuti al termine della gara, la prima frazione di gioco. Viene scodellata la palla De Marco per il Cassino al limite dell'area, perde la palla il giovane del Cassino. Fallo laterale a favore del Cassino. In prota, battuto per Carcione. Poi Mazzei che cerca Tribelli, stoppa a seguire di Tribelli, sbaglia Tomassi il passaggio, fallo laterale. Riesce a crossare, per poco non un'autorete, bravo anche stavolta a parare sul compagno che svirgola una palla, il portiere Torino che salva la propria porta. Prisco, fallo su Prisco. De Marco, e c'è una punizione a favore, quando vediamo intanto Umberto Prisco a terra. Se il Cassino riesce a pareggiare in questa prima frazione di gioco, il punteggio sul col Portici, sono sicuro che assisteremo a un secondo tempo diverso. È stato commesso fallo su De Marco, ci sarà una punizione, sempre Carcione. Prima o poi metterà la palla dentro Imperio Carcione. Fischia in questo istante ed eccolo, ancora un calcio d'angolo, palla che viene deviata dal portiere Torino, classe 2000 del Portici. Finiscono i primi 45 minuti, fa ancora un'occasione, mi sembra il festival. Stiamo assistendo al festival delle occasioni perdute da parte del Cassino. Non si riesce a realizzare. Calcio d'angolo a favore del Cassino. Respinge. Ancora un giocatore a terra. Viene ammonito il giocatore del Cassino. Ancora vediamo in prota a terra in area. Fa entrare i sanitari per i Portici. Sì, sì, l'ho visto. A volte i giocatori di esperienza sono determinanti. Siamo in pieno recupero. Punizione a favore del Cassino.
riparte il Cassino con Ricamato. C'è rigore netto, no, assolutamente, è stato letteralmente placcato di Prisco, Umberto Prisco, letteralmente placcato da un giocatore del... E fischia a questo punto alla fine. Un rigore netto secondo noi su Prisco, comunque un buon Cassino che ha subito un gol nel momento in cui predominava in campo, e lo ripetiamo, c'è stato un vero e proprio festival delle occasioni mancate. Il Cassino che si è trovato tantissime volte al cospetto del portiere Torino avrebbe potuto pareggiare l'incontro. L'ultimo episodio è questo calcio di rigore netto su Umberto Prisco, laddove l'arbitro, il signor Barbiero, ha detto di continuare, non ha ritenuto il fallo subito da Prisco ma meritevole della massima punizione. Noi vi diamo l'arrivederci a circa 15 minuti qua sul Gino Salvete. Vi ricordiamo che il punteggio è inchiodato sul 1-0 per i Portici, rete messa a segno al 22esimo da Imbrota. Ed è tutto per adesso, linea alla regia. I nuovi progetti sono sfide che ci appassionano e che ogni giorno ascoltiamo e condividiamo. Sono la nuova casa dove far nascere una famiglia. Sono percorsi di vita da mettere al sicuro. Sono le esigenze del nostro territorio che accogliamo ogni giorno. Dal 1955, solidità, fiducia, innovazione sono i valori che condividiamo con la nostra comunità, i clienti e i soci, con chi insieme a noi fa impresa e costruisce il futuro. Abbiamo visto i sogni rinascere e diventare realtà. Dal 1955 siamo Banca Popolare, leader del territorio. Una banca solida. Sostituzione nelle file del Portici. Entra col numero 17 Aradio al posto del numero 10 Onda. Ed ecco il fischio d'inizio del secondo tempo questo incontro di calcio valevolo per la prima giornata del campionato nazionale di Serie D, girone G, fra il Cassino e il Portici. Ricordiamo che il Portici è in vantaggio sul Cassino per una rete a zero, rete messa a segno al 22esimo dal numero 9 Imbrota. È iniziato in questo istante il secondo tempo. Carcione, entriamo in cronaca diretta per tentativo di pescare De Marco. De Marco battuto il fallo laterale, Montanaro all'indietro per Carcione. Non meritava assolutamente lo svantaggio il Cassino per le occasioni mancate. Fallo sul giocatore del Cassino, si tratta di numero 21 Orlando, subisce fallo, punizione Carcione. Imbrota controlla, scarica sul compagno di squadra, poi interviene un giocatore del Cassino e manda in fallo laterale.
E vediamo che anche il Cassino manda alcuni giocatori a riscaldarsi. Si tratta di Abreu, di Sotto e Cocorocchio. Invita Prisco De Marco, anticipato dall'avversario, fallo laterale. In prota Carcione, Mazzei. C'è la possibilità, il Cassino. No, c'è segnalato, viene annullato il gol perché era in posizione di fuorigioco. Tribelli aveva siglato il pareggio, Tribelli, ma era in posizione di fuorigioco, quindi gol non convalidato e si continua solo 0-1. De Marco guadagna un ottimo pallone, Montanaro, manda in fallo laterale Montanaro, Arario, il nuovo entrato, lascia il numero 15, Cimmino, entrato nel primo tempo. C'è un fallo di mano da parte dell'11, non viene... Montanaro. Va via Orlando, poi Tribelli per Tomassi, all'indietro per Ricamato, Tomassi, Orlando. Preferisce scaricare all'indietro. Montanaro riceve Orlando. Scambio veloce con Tomassi, cross al centro ed è facile preda del portiere Torino che blocca. Bisogna fare una considerazione, il Cassino non meritava assolutamente di stare in svantaggio. Rota direttamente la palla fra le braccia di Luca Della Pietra. Ricamato. Prisco, possibilità del pareggio. Ancora un'occasione per il Cassino. Marco in prota
Tribelli anticipato. Fallo di fondo a favore del Cassino. Cinque minuti trascorsi, sempre 0-1 a favore del Portici. De Marco ottiene un calcio d'angolo. No, un fallo laterale. Batte De Marco. Orlando, Di Camato, Tomassi. Fallo laterale a favore del Cassino. In aria, Caus. Rigore! Rigore a favore del Cassino per fallo su Caus. Possibilità per il Cassino di pareggiare l'incontro sul dischetto Umberto Prisco. Forza Umberto, dai, riapriamo questa partita. In corsa e gol! Gol di Umberto Prisco. Porta in parità il Cassino. Umberto Prisco. Siamo sicuri che si è sbloccato il bomber Prisco in linea generale per un goleador. Il gol diventa un incentivo immenso, quasi una droga. Non meritava il Cassino. E adesso sono sicuro che bisogna stare attenti, sì, ma assisteremo a un altro incontro. Caus. Di Camato. De Marco. Sbaglia De Marco. Il giovane De Marco, che sembra un veterano nel campo. Punizione a favore del Portici. Colpo di testa di Mazzei, poi Orlando, Caus viene anticipato, Orlando, Tomassi. Fallo laterale. Belli entra in aria, c'è un calcio d'angolo a favore del Cassino. Forza ragazzi, bisogna insistere, c'è la possibilità di fare nostra questa gara. Sulla bandierina Tribelli, di testa, peccato.
si aiuta con le braccia in brota. Calcio di punizione a favore del e viene ammonito per l'occasione Mazzei. Dal vertice dell'area di rigore del Cassino, punizione. Vediamo che Luca Della Pietra sta dando disposizione per la barriera. Fischia in quest'attimo l'arbitro, palla che va oltre la traversa della porta difesa da Luca Della Pietra. 10 minuti all'inizio del secondo tempo, 1-1 qui a Geno Salvetti fra il Cassino e il Portice. Al 22esimo del primo tempo il segnato per il Portice in prota, ha pareggiato l'ottavo minuto del secondo tempo sul rigore Umberto Prisco. Di testa buono il suggerimento di Prisco per nel tentativo di beccare Tribelli. Fallo laterale a favore del Cassino. Altra piccola ingenuità, ci mette una pezza Mazzei, ma Montanaro. Attenzione, punizione al limite a favore del Portici. Attenzione, cerchiamo di riordinare le idee, stare calmi. Manca ancora tantissimo alla fine dell'incontro. Barriera 4 del Cassino e un uomo di disturbo del Portici. Viene palla che viene murata da un giocatore del Cassino. Fallo laterale. Batte il numero 17 Arario Montanaro. Calcia forte, lontano. Fallo di Carcione sul numero 11 Guarracino. Altro pericolo per la porta di Luca Della Pietra. Quindici minuti trascorsi al Gino Salvetti, 1-1 fra il Cassino e il Portice.
tutto è pronto per fischia in questo istante. Palla che fa la barba alla traversa della porta difesa da Luca Della Pietra. Pericolo mancato. Rinvio lungo di Della Pietra, di testa, Prisco. Caus strattonato da dietro, punizione. Tomassi, rotondo, Caus, anticipato dall'avversario. Mazzei, Caus, Montanaro, posizione di fuori gioco, il numero 11, Guarracino. Carcione, lungo il suo tentativo di passaggio su Tribelli. Sbaglia Ricamato, che richiama De Marco a un'attenzione maggiore. E ammonizione per Improta, che commette fallo su Carcione. Fallo laterale a favore del Cassino, Tomassi sulla palla. Guadagna una quindicina di metri, ancora fallo laterale per il Cassino. Tribelli, tentativo di cross. Poi un calcio d'angolo a favore del Cassino. Respinge un difensore del Portici, Carcione, Tribelli, Prisco all'indietro, poi calcio d'angolo ancora fuori del Cassino. Forza ragazzi, c'è la possibilità di ribaltare il risultato. Facciamolo. Tribelli calcia in questo istante. Fallo laterale a favore del Cassino. De Marco preferisce scaricare all'indietro per Luca Della Pietra, che invita l'azione Carcione, poi blocca direttamente il portiere Torino.
e vediamo che in prota il Cassino sta preparando la prima sostituzione, non sappiamo chi entrerà in campo, punizione ai danni di De Marco. Sulla palla Carcione. Fischia, si è sbarbato. Buono! Ed è gol! Vantaggio dal Cassino! Annullato anche questa rete. Peccato, Prisco di testa aveva realizzato la sua seconda rete. C'è un cambio nelle file del Cassino. Esce De Marco. Applausi per il giovane ed entra il numero 20. Sostituzione nelle file del Cassino. Esce De Marco ed entra col numero 20 Di Nardi. Diciamo peccato, grande possibilità per il Cassino, ma c'è stato evidentemente, eravamo un tantino ancora una punizione. Peccato, Cassino era riuscito a realizzare di testa con Umberto Prisco. Ancora 23-24 minuti alla fine dell'incontro, 1-1 fra il Cassino e il Portici. Viene ammonito anche Prisco. Sta dando più ritmo il Portici ai suoi giocatori. Beh, Cassino ha speso anche tanto, insomma. Ricamato. Montanaro. Di Nardi, fallo su Di Nardi. Interessante anche questo giocatorino, classe 2000. Fallo su Prisco, non rilevato dal signor Barbiero. Montanaro. Mazzei che cerca Prisco. Montanaro respinge
caos. Ribelli ottiene il portici, un fallo laterale. Sbaglia il giocatore del portici, quindi si riparte con un fallo laterale a favore del Cassino. Caos. Avanza palla al piede, giocatore del portici, ricamato, Montanaro, Tribelli, stoppa Tribelli, poi si affida a Tomassi, caos. Per il portici entra con numero 18 Coratella ed esce il numero 11 Guarracino. Che fa? Eh? Ah sì, vedemmi chi è. Chi è Cocorocchio, ma va. Che numero è? 4. Sì. Chi esce? Chi esce? De Marco. Scusate, esce adesso De Marco ed entra per il Cassino Cocorocchio. Applausi per il giovane De Marco, grossa gara la sua. Ricamato riceve da davanti, riceve ancora il Di Nardi, era in posizione di fuorigioco il giovane Ivan Di Marco, Di Nardi. I minuti trascorsi, 1-1 fra il portici e il Cassino. Buono l'intervento di Cocorocchio, altro giovane molto interessante del Cassino, Cocorocchio classe 2001. Montanaro per Prisco. Va via ricamato.
Di Nardi, leggero. Ed è rigore, rigore a favore del Cassino. Fallo se non andiamo errati su Di Nardo. Su Tribelli, scusate, su Tribelli. Possibilità per il Cassino di portarsi, di ribaltare questo risultato. Sarebbe importante per il Cassino ottenere i tre punti. Rigore netto su Tribelli, sul dischetto, dal dischetto Prisco. Fischia in questo istante Prisco. E gol! Gol di Prisco, doppietta di Prisco. Porta in vantaggio il Cassino Umberto Prisco. Doppietta di Prisco. È un tocca sano per questo giocatore. Noi che lo conosciamo caratterialmente sappiamo quanto è importante per lui realizzare le reti. L'anno scorso ne ha messa a segno ben 19, di cui solo uno su calcio di rigore, 18 su azioni. Cassino oggi ha ritrovato un grande Prisco, al di là dei gol avvenuti su calcio di rigore, ma la prestazione è stata veramente degna di Prisco che conosciamo e che il presidente Rossi ha voluto fortemente trattenerlo qui. Aveva parato Luca Della Pietra. Forza ragazzi, adesso bisogna gestire. Questo risultato è importante per la tifoseria, per i tifosi, non solo, ma per i dirigenti, per il presidente che ha sempre creduto in questa squadra e che oggi sta dimostrando, e noi l'abbiamo anche detto nel cappello di questa trasmissione, che il Cassino ha grossi elementi, giovani, giovanissimi, però interessantissimi. Pareggia, no, è stato ha convalidato il gol l'arbitro. Sicuro di gioco. Domanda. Non lo sa, non lo vorrici. Perviene al pareggio il Portici con il numero 18. Per il Portici esce Nappo con numero 4 ed entra Blasio con numero 16. Quindi il Portici, anche su azione viziata da una punizione,
perviene al pareggio, quindi 2-2 qui al Gino Salvedo fra il Cassino e il Portici. Sette minuti alla fine della gara, 2-2 fra il Cassino e il Portici. Vediamo se le due squadre si accontenteranno del risultato. Coratella entra in area, cross, poi libera un giocatore del Cassino. Tribelli, perde in lucidità, Tribelli guadagna, punizione, di Irario su Tribelli. Bisogna ripetere, peccato per il Cassino, era riuscito a ribaltare il risultato, si era portato in vantaggio su un altro rigore netto su Di Nardi. Cassino perde palla, va via un giocatore del Portici, palla innocua, nessuna fatica per Luca Della Pietra a neutralizzare. Fallo su Prisco. Fischia in questo istante. Possibilità, c'è un fuorigioco. Di Nardi in fuorigioco. Carcione ricamato, attenzione al fuorigioco, tre minuti al termine, poi ci sarà il recupero sicuramente.
cambio nelle file del Cassino. È uscito Prisco ed è entrato Abreu con numero 11. Poi esce ancora un'altra sostituzione per il Cassino. Entra Di Sotto. Ed ecco che il segretario indica il recupero del signor Barbiero. Quattro i minuti di recupero. Fallo su Tarbor. Abreu di testa. Tira! Abreu per poca non riporta in vantaggio il Cassino. Abreu che ha subito un drammatico infortunio l'anno scorso nel Monterosi, lesione ai crociati, è stato operato e quest'anno il presidente Nicandro Rosso lo ha rivoluto qui a Cassino. Sta recuperando ancora, ma lo vediamo in buone condizioni. Attenzione, riparte in contropiede il Portici. Abreu, palla al piede, Abreu. Ah, peccato, grande occasione del Cassino. Grande occasione per il Cassino, ultima possibilità per il Cassino di portarsi in vantaggio definitivamente. C'è un cambio nelle file del Cassino, esce il numero 15, entra cioè il numero 15, si tratta di Palombi ed esce Tribelli. Cambio nelle file del Cassino, entra Palombi ed esce Tribelli. Peccato, grande occasione per chiudere la gara avuta dal Cassino. Ma tutto sommato voglio dire, una partita intanto
ha consentito a Corrado Urbano di vedere, rendersi conto della consistenza di questa squadra che aveva tantissime novità. È vero che 6-7 elementi li conosceva sin dall'anno scorso, avevano dato il loro apporto per il quinto posto definitivo nella classifica generale del campionato, ma è chiaro che c'erano anche giocatori esperti ed era ben miscelata la squadra. Quest'anno si tratta proprio di tutti i giovani. C'è un non ha dato rigore netto a Breu. È chiaro che anche se ci sono dei giocatori, diciamo, per la Liga Senior, però si tratta di tutti i giocatori 97, quindi diciamo 98. E fischia in questo istante il signor Barbiero, finisce la gara 2-2 il punteggio definitivo fra il Cassino e il Portici. Noi abbiamo assistito a una gara bella, vibrante, ci siamo divertiti, penso che anche il pubblico si sia divertito. Vediamo che i giocatori si stanno scambiando i convenevoli auguri per il proseguo del campionato. Sarà l'ultima partita del giorno di ritorno quando il Cassino si recherà a Portici e speriamo che per quella data il Cassino sia salvo. Noi ci rivediamo la settimana prossima, il Cassino andrà ad Anagni a disputare la seconda gara di campionato. Vi ringraziamo per l'attenzione, anche il presidente del Cassino si va a congratulare con i propri giocatori, bel gesto questo del presidente Rossi. È importante per il giocatore sentire la vicinanza e l'affetto del presidente. Noi vi salutiamo, vi diamo l'arrivederci appunto a domenica prossima quando il Cassino si recherà ad Anagni. Ed è tutto qui da Gianni Rinaldi che vi augura la buona sera con il proseguo delle nostre trasmissioni. Ed è tutto, linea alla regia. Abbiamo qua il piacere di scambiare qualche opinione con il presidente Rossi. Intanto complimenti presidente, perché a me la squadra non è dispiaciuta, la vedo in crescita notevole giorno per giorno, sta ripagando il grande lavoro fatto durante l'estate, il ritiro e poi dalle bellissime realtà. Quindi oggi c'era anche, insomma, sa, l'approccio al campionato, un campionato difficile come questo. Comunque devo dire che a me il Cassino è piaciuto. Ecco, una tua opinione. No, io sono contento di questa squadra che noi abbiamo. Oggi ci sono stati due debuttanti. De Marco, classe 2003, proviene dal nostro vivaio e ha saltato due categorie perché lui giocava con gli allievi non fascia A ma con gli allievi fascia B. E poi il centrocampista Orlando che giocava con gli allievi. Quindi dagli allievi questi due ragazzi sono venuti direttamente in prima squadra. A noi il nostro responsabile Vitaliano ce l'aveva segnalati e noi li abbiamo inseriti nella rosa. E questi sono ragazzi che si sono subito fatti valere e quindi sono diventati dei titolari. Quindi noi oggi abbiamo fatto una bellissima partita, io non voglio parlare della squadra avversaria, ma noi abbiamo giocato a pallone, la potevamo vincere questa partita, non l'abbiamo vinta ma sono contento lo stesso e quindi non è che è uno scandalo se l'abbiamo pareggiata. Volevo solo dire che noi dobbiamo stare tranquilli e dobbiamo andare per la nostra strada. La nostra strada è quella dei giovani, la nostra strada è quella di una società che deve fare i passi come può.
Poi io lo continuo sempre a ripetere, se c'è qualcuno che vuole prendere il mio posto io non aspetto altro e darò una grossa mano a chi vuol prendere il posto da presidente del Cassino, perché io non sono il presidente del Cassino, io sono il tifoso, un tifoso del Cassino, io sono un ultra del Cassino, questo qua. Noi condividiamo, insomma, conoscendoli bene, sapendo come la pensi su questa, sotto questo aspetto. C'è un piccolo rammarico, insomma, la partecipazione è scarsa del pubblico e va bene, però questo atteggiamento quasi assente è una cosa che fa male. No, io ho visto invece che la squadra è uscita fuori dagli applausi dei tifosi, perché per me i tifosi sono quelli che erano oggi al campo al Salvedi, quelli sono tifosi del Cassino, gli altri non sono tifosi del Cassino. Durante la gara, insomma, un sostegno. Sì, ma non è questo il problema è questo che uno vede la partita, noi purtroppo non abbiamo più una tifoseria ultra, non sono andati via, non so quali sono i motivi, tanto meno non è un mio problema, un problema è solo loro, ma noi andiamo avanti per la nostra strada e siamo più che convinti, non è che se oggi si perdeva io ero rammaricato, perché ho visto che la squadra ha giocato, la squadra ha cominciato a macinare il gioco, non era una partita dove noi abbiamo sofferto, noi abbiamo creato 9-10 palle gol, quindi i filmati sono chiaramente sono testimoni. Questo qua. Presidente, Prisco, un ritrovato Prisco, al di là dei gol realizzati sul rigore, ma l'ho visto molto più concentrato, l'ho visto presente in campo, insomma è una cosa che comporta. Ma Umberto ha una struttura grande, quindi non è il Tribelli che va subito in forma. Prisco farà i suoi gol, Prisco ci darà una grossa mano, come ci darà una grossa mano a Breu, perché quando è entrato a Breu quei pochi 10 minuti ha sfiorato il gol, ha dato una palla a gol, si è mosso molto molto bene, come si è mosso bene di sotto, che del Vivaio un 2001, come si è mosso bene l'altro 2001 che è entrato Cocorocchio. Noi abbiamo una squadra molto giovane, perché poi questa non voglio essere polemico, ma non so come dobbiamo fare, mettiamo gli anziani ed è sbagliato, mettiamo i giovani è sbagliato, non lo so, adesso io sono contento perché abbiamo una squadra giovane, molto giovane. Sappiamo pure che recideremo un ruolo importante in questo campionato. E abbiamo un futuro con questi giovani, noi abbiamo un futuro perché sono ragazzi che se ci credono anche loro, sono ragazzi che possono dare tanto al Cassino. Grazie Presidente, per quanto ci riguarda. Una cosa più che altro lo capisce sì. La personalità di questi ragazzi, quindi vuol dire che il lavoro fatto nelle giovanili è stato un lavoro molto importante, cioè sono entrati in campo con una determinazione impressionante, questo è un ringraziamento, un riconoscimento sì, io devo ringraziare veramente Di Prete, Vitaliano che stanno dando l'anima, sono ragazzi che ci mettono il cuore e poi hanno dato grossi risultati, noi abbiamo vinto tutti i campionati, noi abbiamo tutte squadre elite adesso e quindi per noi abbiamo adesso, cominciamo a inserire il 2002, 2003, 2004, abbiamo il 2005 forte, abbiamo il 2006 fortissimi, quindi è una cosa bella, proprio, per me questo deve essere il Cassino Calcio. Non deve essere il Cassino Calcio che prende un giocatore e lo paga 70.000 euro, 80.000 euro, poi l'anno prossimo ti saluta e se ne va. Io quest'anno ho detto ai miei di non prendere prestiti da nessuna squadra. Io non voglio prestiti dal Frosinone, io non voglio prestiti dall'Inter, dal Milan, io non voglio prestiti da nessuno. Noi dobbiamo giocare con i giovani nostri. Corrado Urbano, allenatore del Cassino per il suo terzo anno. Oggi veramente... mi congratulo, almeno per quanto mi riguarda, mi congratulo con te, l'ho detto anche al Presidente, per il lavoro che hai svolto fino a questo momento e per questa grande gioia che hai dato a tutti noi vicino alla squadra. Abbiamo visto il lavoro svolto per un mese e mezzo e sta dando i suoi frutti. Giovani veramente interessanti che costituiscono sicuramente il futuro di questa società. Ma sono contento soprattutto in modo particolare per i ragazzi perché... hanno fatto un'ottima prestazione secondo me, dove nei primi 20-25 minuti abbiamo avuto due o tre occasioni per passare noi in vantaggio, poi il calcio ci insegna questo, che se non metti la palla dentro poi alla prima occasione l'avversario ti può punire, così come è stato. Però non ci siamo disuniti, abbiamo cercato di
sempre di fare noi la partita, e loro ripartivano però non creandoci tantissimi problemi, anche se secondo me loro hanno due ottimi attaccanti che si Guaracino. Integrano molto bene. Il secondo tempo, allo stesso tempo, abbiamo fatto, secondo me, ancora abbiamo fatto bene ancora e siamo riusciti ad andare in vantaggio. Purtroppo per noi abbiamo sbagliato un disimpegno sul secondo gol e siamo stati infilati, mi sembra ancora da Improda se non sbaglio, e quindi alla Coradella. Però se ha fatto gol Coradella c'è qualche dubbio, cioè. Però alla fine secondo me il gol l'ha fatto Improda, perché la giocata l'ha fatta lui. Comunque, al di là di questo, che è un episodio, ribadisco quello che ho detto prima. Sono contento per questi ragazzi che hanno bisogno di un'iniezione di fiducia, hanno bisogno di credere un po' di più nelle loro capacità. Autostima. Sì, la famosa autostima, che cresce solo attraverso questo tipo di prestazione. Per noi era importante, avevamo approcciato soprattutto per ottenere i tre punti. Devo dire che di fronte abbiamo avuto una squadra che negli ultimi 3-4 anni ha cambiato solo 2-3 giocatori all'anno. È un gruppo che lavora già insieme da minimo 3 anni con lo stesso allenatore, quindi è una squadra consolidata. Noi abbiamo la necessità di amalgamarci, di compattarci, di crescere, di trovare sempre domenica dopo domenica un'identità che però oggi mi è sembrato che, insomma, siamo sulla buona strada. Bisogna continuare su questa strada. Dare fiducia ai giovani, i giovani crescono attraverso anche gli errori, e noi dobbiamo, se abbiamo deciso di fare questo tipo di squadra, una squadra giovane, dobbiamo anche essere consapevoli che possono fare qualche errore, e noi dobbiamo sostenerli nei momenti difficili. Mister, la domanda l'ho fatta anche al presidente Rossi, che è stato un nostro ospite qua poco fa. Mi è piaciuto anche molto Prisco. Prisco ha dimostrato oggi che è giocatore che noi conoscevamo, insomma, il suo impegno, le palle di testa, al di là dei gol effettuati, i gol realizzati. Vabbè, ma Umberto è un grande lavoratore, è un generoso, può sbagliare qualche passaggio, qualche appoggio, ma uno che a fine gara ha sempre sudato la maglia e quindi ha sempre rispettato i colori delle società con cui ha giocato, e quindi oggi è l'ulteriore dimostrazione, e quindi noi abbiamo fatto un tipo di discorso sapendo che Prisco per noi è un giocatore non importante ma fondamentale. Non facciamo nomi di giovani perché sono stati tutti bravi, quindi stilare una graduatoria ci sembra veramente troppo, insomma, a me è piaciuto in modo particolare l'intera squadra, perché l'impegno di questi ragazzi, insomma, è chiaro che De Marco, insomma, l'abbiamo dato un po' di più, però sono stati veramente tutti bravi. No, ma oggi la cosa che secondo me è da sottolineare è che siamo riusciti a giocare da squadra, cosa che forse abbiamo fatto un po' fatica nelle precedenti partite, soprattutto nella fase di preparazione, perché anche domenica scorsa è stata una partita, quella di Coppa Italia è stata una partita particolare dove abbiamo preso 3 gol su 3 tiri in porta, e anche domenica scorsa abbiamo creato tanto. Se noi vogliamo trovare qualcosa su cui ci sono tante cose da migliorare, perché sarebbe impensabile che le cose vadano bene alla prima giornata di campionato, noi dobbiamo migliorare, essere un po' più cinici sotto rete, perché sì, abbiamo fatto paradossalmente 2 gol su calcio di rigore, ma credo che abbiamo avuto tante altre occasioni che avremmo potuto sfruttare meglio. Ho detto il festival delle occasioni mancate per il Cassino. Sì, purtroppo è così, però cresceremo anche in questo, secondo me. Questa è una squadra che ha dei margini di miglioramento. La cosa più importante è quella che deve acquisire un po' più di fiducia nei propri mezzi. Grazie mister. Grazie. Cosa si può fare subito per migliorare la difesa? Bisogna lavorare di reparto, bisogna lavorare su determinate situazioni, durante la settimana bisogna continuare a lavorare. Allora, mister Chianese, intanto complimenti, una squadra interessante. E io dico che alla fine, insomma, il pareggio ci può stare. Io l'ho definito il festival delle occasioni mancate. Il Cassino non meritava di perdere,
come alla fine nemmeno i portici, insomma. È stata sicuramente una partita dove i carichi di lavoro dell'estate sicuramente si fanno sentire, poi dopo noi rispetto magari a loro su un campo in erba naturale, noi ci alleniamo sempre su un sintetico, quindi abbiamo fatto un pochettino fatica, anche infatti i primi 20 minuti facevamo un po' fatica a prendere la quadratura anche del campo. Una volta passati in vantaggio, secondo me abbiamo avuto la palla per chiudere la partita con Guaracino, e dispiace per l'importanza che ci siamo arrivati. Sul primo rigore magari ci può anche stare, il secondo non so se è stato magari fortuito, lascia un po'. Beh, dobbiamo vedere le immagini, lascia onestamente. Lascia un po' interdetta, però l'arbitro cerca di fare sempre il suo meglio. Noi oggi eravamo un pochettino corti perché avevamo Albanesi che non. In rifinitura ha avuto un problemino, avevamo Matteo il play che era in squalifica perché con i playoff dell'anno scorso prese due giornate, poi avevamo Nappo che fino a stamattina aveva 38 di febbre, quindi eravamo un attimo un po' più, ma chi ha giocato ha fatto bene, sicuramente possiamo fare molto di più. Noi ci prendiamo un punto contro una squadra che io avevo letto in settimana, magari c'erano state diverse critiche verso questa squadra, invece io ho visto la squadra una buona squadra con un'ottima quadratura, poi ognuno si guarda nel proprio orticello. E i tanti giovani del Cassino l'hanno impressionata? Ottimi, noi l'anno scorso abbiamo vinto la classifica dei giovani di valore dall'altro girone, quindi hanno fatto, è stata una partita come dicevo prima, magari non c'è stata tanta qualità di gioco, perché non si è espressa la qualità di gioco, però Il caldo oggi è veramente, c'era, ma neanche tanto il caldo quando l'umidità si faceva veramente fatica. Mister, lei a questo girone non ha mai partecipato, quest'anno siete, come si dice, questo girone, insomma, sì. Dove se ne parla è difficile, comunque insomma, è molto difficile, però sì. Avete partecipato a un campionato questi anni precedenti, insomma, sono molto più tosti, almeno come ambiente, ma eccetera, infatti, eccetera. Infatti, oggi ho visto quello che mi ha impressionato, cioè, tra virgolette, è stato la società che è stata società modello, una società dove, ma anche lo stesso pubblico dove sotto sopra non hanno mai dato segni di, e questo fa bene al calcio, questa è una cosa positiva rispetto all'altro campionato, all'altro girone, un girone dove nel sud, nel meridione forse si vive diversamente il discorso calcio, quindi c'è un po' più di agonismo, c'è un po' più di magari parecchie persone, dove c'è anche i tifosi, dove c'è tanta disoccupazione, magari riversano nel calcio le proprie, e quindi è così, un po' così. Mister, quindi praticamente lei partecipa a questo girone, un girone che, ripetiamo, è difficile, non è semplice, si gioca molto a calcio in questo girone qua, non perché negli altri gironi non si gioca, però insomma bisogna rendere, ci sono delle belle realtà. La presenza della Turris, che l'anno scorso, insomma, tutto sommato, insomma, meritava anche il passaggio alla serie superiore, quindi alla fine voglio dire, molto presto per parlare di chi vincerà e chi non vincerà il campionato, perché le componenti che poi determinano la vincita di un campionato sono tantissime, lei mi insegna. Ma comunque oggi è andata a vincere fuori casa in maniera netta. Sai che è iniziato un po' più rispetto agli altri, però la Turris ha allestito una squadra di tutto rispetto. L'anno scorso era il nostro girone, però mi sa che l'anno scorso anche l'Avellino ha fatto fatica in questo girone a poter vincere il campionato. Quindi ha preso le misure, qualche innesto. Io penso che ogni partita va giocata, ogni campionato va vissuto come per le intere partite che vanno. Perché fosse una finale, allora tu ti giochi la partita secca, è diversa. Quando ci sono tante partite, ci sono tanti componenti che poi dopo determinano il risultato finale. Quindi nulla è scontato, altrimenti noi saremo a casa, voi sareste a casa e tutte le altre squadre sarebbero a casa. Quindi nulla è detto e nulla è scontato, si va a giocare e poi vedremo alla lunga chi avrà ragione. Come la Corno, per la sua formazione? Una squadra che, come l'anno scorso, noi siamo una squadra dove dobbiamo cercare di far crescere quegli elementi che oggi magari c'erano anche di meno, cioè abbiamo alcuni 2001 interessanti e valorizzare quando più è possibile il nostro parco giocatori, lo stesso Onda che oggi ho sostituito a fine primo tempo. Noi siamo una squadra dove dobbiamo domenica dopo domenica cercare di migliorare quello che è stato fatto l'anno scorso, poi vedremo. L'anno scorso siamo arrivati ai quarti dei playoff, vediamo quest'anno se riusciamo a migliorarci. Alla fine ritiene positivo il punto preso qui a Cassino?
Guarda, sarei ipocrita nel dire sì, sono contento, invece no, non sono contento perché... Evviva, evviva la verità. Saremo qui a fare i cosiddetti... No, e allora io sarò sempre così schietto, quindi non sono contento perché dovevamo chiudere la partita sul 2-0, dovevamo fare il 2-0 e poi dopo, però nel calcio i se e ma non contano. Grazie mister, grazie a voi. Grazie a complimenti. I nuovi progetti sono sfide che ci appassionano e che ogni giorno ascoltiamo e condividiamo. Sono la nuova casa dove far nascere una famiglia. Sono percorsi di vita da mettere al sicuro. Sono le esigenze del nostro territorio che accogliamo ogni giorno. Dal 1955, solidità, fiducia, innovazione sono i valori che condividiamo con la nostra comunità, i clienti e i soci. Con chi insieme a noi fa impresa e costruisce il futuro. Abbiamo visto i sogni rinascere e diventare realtà. Dal 1955 siamo Banca Popolare leader del territorio. Una banca solida che cresce ogni giorno. Banca Popolare del Cassinate. Facciamo crescere valori.